I ramponanti hanno cominciato da questa settimana ad uscire in mare anche il sabato e la domenica, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie. Non tutta la categoria sembra essere d'accordo, anzi anche questo sembra essere un motivo di dissapore tra le varie imbarcazioni. Le motivazioni per non uscire, a detta di alcuni, è il fatto che il prodotto è già svalutato, ce n'è troppo e al mercato ittico si rischia di doverlo vendere a troppo basso prezzo o di vederlo invenduto con una perdita in entrambi i casi che non viene colmata, ma che va ad accentuare il capitolo spesa. Troppo alto il divario tra quello che viene pagato il pescato al produttore e quello a cui viene venduto al mercato al minuto, ci dicono, facendo apparire il prodotto un cibo, in alcuni casi quasi di lusso, confrontato alla capacità di spesa diminuita che colpisce molte famiglie. Coloro che chiedono di pescare meno giornate alla settimana e quindi di non uscire il sabato e la domenica affermano che portando meno prodotto ci sarebbe maggior richiesta e quindi maggiori possibilità di vendere a un prezzo più adeguato. Prezzo che comunque ora sembra essere in linea con quello degli anni precedenti nello stesso periodo, dando un margine leggermente più alto per chi lavora meglio il prodotto stesso. Il problema grosso resta, in ogni caso, il caro gasolio che si è fermato su valori alti e che influisce molto, assieme agli aumenti subiti dalle cassette per l'imballo e dalle attrezzature, sul bilancio delle attività di pesca. I pescherecci che praticano la pesca con i ramponi sono quelli in numero maggiore e devono lavorare tutti. Forse l'unico sistema per portare meno pesce al mercato ittico sarebbe attenersi ai piani di gestione, che sono al vaglio di chi di competenza e una volta attuati regolerebbero lo sforzo di pesca delle imbarcazioni. Chi vuole uscire anche alla domenica approfitta del periodo prefestivo, quando il valore del pesce, nonostante tutto, non è ancora ai minimi, preferendo eventualmente fermarsi dopo le festività, quando il costo del pesce avrà il classico tracollo e ci sarà meno pescato, si dovrà andare più al largo per catturarlo, con costi maggiori per quanto riguarda anche il carburante. E i marinai cosa dicono in tutto ciò? Come i comandanti e gli armatori, anche loro sono divisi tra chi vorrebbe passare le festività in famiglia e chi ha bisogno di portare a casa qualcosa in più, tra chi esce volentieri per una paga maggiore e chi si sente costretto a dover uscire. C'è giunta voce che tra la loro categoria dovrebbe cominciare a girare una raccolta firme che dovrebbe arrivare al tavolo del sindaco per chiedere che le barche stiano legate di sabato e di domenica. Vorremmo quindi sentire la loro voce in anonimato, messaggiate su WhatsApp al 378 088 641. 1-1.